signor Pericoli aveva una barca che era lì. Andavamo sempre in barca con la signora, con sua moglie, e facevamo delle girate favolose. Andavamo all'Arenella, alla spiaggia, al Capomarino, dappertutto, tutte le spiagge qui del Giglio. Loro avevano comprato quell'appartamento lassù e io stavo al primo piano e quell'appartamento era il terzo. E siccome avevano bisogno di una che andava a aiutare, e allora ci sono andata io. Ero giovane, non guardavo nemmeno Sanremo. Allora mi raccontava la signora che lei l'ha conosciuta a Sanremo. Lei era giornalista, e si sono sposati. La canzone che mi piaceva di più era quando, che fa così: dimmi quando tu verrai, dimmi quando, la 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 la. Forse tu. Emilio Pericoli era un uomo semplice, era amico di tutti qua al Giglio, a casa passava il tempo, aveva la chitarra e suonava, passava il tempo così. Lui si divertiva a fare le foto. Questo è il sindaco di una volta, questa è la moglie di Pericoli, questa sono io. Conservo queste foto naturalmente come ricordo, a parte il fatto che sono stata un'amica di famiglia, non solo una governante. E poi ogni tanto me le guardo, con loro io sono stata bene. Dimmi quando.